800 en plein air. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Una location primaverile stupenda oggi per parlarvi dell'800 in 10 minuti. Non sarà per nulla semplice, ma ci proviamo insieme. Cominciamo subito allora. L'800, spesso conosciuto proprio per la parte terminale della sua vita, per l'impressionismo. L'impressionismo in realtà è soltanto l'ultima parte di questo secolo bellissimo, e non solo l'ultima parte, ma la risultanza di tutto quello che accade prima. E cosa accade prima? Innanzitutto si sviluppa il neoclassicismo, dalla fine del Settecento. Si riprende la bellezza estetica che abbiamo conosciuto già con i greci, con i grandi classici, col periodo appunto classico, e i canoni estetici vengono rivalutati e rivisitati. Vi ricordate cosa vi dissi a proposito dei greci? No? E allora vi lascio qui il video di riferimento, tanto sono solo altri 10 minuti. Ma intanto vi ricordo che il bello assoluto per i greci era un incorporare insieme quanto di più bello c'era nelle parti della natura. Adesso il neoclassicismo però diventa un pochettino più legato, perché si tende ad uniformarsi un po' troppo per i principi dei canoni estetici del mondo classico, e si dà per e si dà come summa della bellezza estetica finita quelli che erano le parti migliori dei canoni estetici del periodo classico. Lo stile ne risulta un po' legato, ma a noi non interessa tanto il risultato quanto l'idea che ha mosso questo periodo storico. Adesso le parti più importanti del mondo classico vengono riprese e riassemblate insieme, dando vita a quel bello assoluto e bello come consolidato, eterno, perché dall'epoca classica è arrivata fino all'800. Però questo risulta essere un pochettino, come vi dicevo, statico, ma la cosa fondamentale, io penso, di questo periodo sia la consapevolezza che dà all'individuo. Infatti ritorna alla figura dell'eroe, di colui che sfida il mondo e va contro tutto e tutti, non più come fu nel periodo classico contro gli dèi e per l'immortalità, per il raggiungimento dell'immortalità. Oggi nell'Ottocento si combatte per l'affermazione personale su questa terra. L'illuminismo ci ha detto che tutti siamo uguali, sebbene per nascita nasciamo diversi, tutti abbiamo la facoltà del riscatto durante la vita, con l'operosità. Il neoclassicismo celebra questa operosità che ha fatto divenire gli uomini. L'illuminismo, che per nascita non erano stati fortunati, ma che per capacità lo sono diventati, celebra questi come eroe, portandoli ad esempio. Interprete di questo grande pensiero è proprio il grande Napoleone, che appare così all'inizio a chi lo stava a guardare. Solo successivamente alla sua ascesa al potere Napoleone si rivela un dittatore, e comunque in questa sua dittatura prende sempre il neoclassicismo come stile dell'epoca, perché è interprete di quel rigorismo formale, no? Quell'assemblare del ciò che è bello, di ciò che è giusto, di ciò che sta nelle regole classiche, di ciò che sta nelle regole, ritorna alla regola. E quindi il neoclassicismo si sviluppa in quello che verrà chiamato appunto lo stile impero, che caro fu a molti dittatori. Lo stile impero, col suo rigorismo formale, con quella sua fierezza e fermezza, incarna perfettamente quello che è l'interpretazione dell'impero. L'arte a servizio dell'impero si declina infatti in questo stile. Per indicarvi un esempio conosciuto e celebre di quello che è il neoclassicismo nella sua maniera più classica e formale, diciamo così, neoclassicismo classico, lasciatemelo, è proprio il grande Canova, che tutti noi conosciamo per intenderci, l'autore di Amore e Psiche, ve lo metto un attimino qui per farvi ricordare, che con il suo appunto assemblaggio classico nelle proprie sculture, con quelle sue forme perfette, anatomicamente morbide, ma nello stesso tempo in movimento, no? Assembla insieme quelli che sono i più alti canoni estetici dell'epoca classica, riproponendoli in forme moderne. Queste forme moderne sono date proprio da questa fredda mobilità. Se voi ricordate, la scultura greca era una scultura immobile proprio perché doveva imitare qualcosa di
naturale, ma che in realtà natura non esisteva. Adesso invece si vuole portare la più alta mirabilità del bello estetico nelle forme e nelle movenze reali. Ricordiamoci che l'Ottocento riporta infatti quelli che sono i canoni estetici del classicismo alle fattezze umane. Infatti le sculture rimangono più in movimento, più morbide, seppure fredde, asettiche, come se fossero irreali. Sembra quasi una cosa che una cosa escluda l'altra, ma in realtà se vi fermate bene ad osservare queste opere non è così. Sono talmente belle da risultare agili pur nella loro mobilità, e proprio questa freddezza andrà a contrastare la corrente culturale che si evolverà subito dopo il periodo napoleonico. Sto parlando del romanticismo. Da questo momento in poi l'arte viene svincolata da quelli che sono i doveri, le regole, e viene attribuita e la sua paternità viene attribuita direttamente all'autore. Non si può dare a un autore una committenza. L'autore deve riprendersi la propria opera d'arte, deve rifarla propria, deve sentirla. Tutto quello che produce un artista deve venire dal suo sentire interiore, dal suo sentirlo dentro, dal suo sentirlo in forma di animo, dal suo sentirlo nelle corde. E non tutti possono farlo, solo coloro che hanno il genio della creatività e sono posti tra l'infinito e il mondo reale possono regalare qualche scorcio di infinitezza a questo mondo così finito, alla gente che non riesce ad andare oltre ciò che vede. Insomma, l'uomo creativo riesce ad andare oltre quello che vede, trasformando quello che vede in quello che sente, in quello che prova, e facendoci provare attraverso i propri occhi delle nuove sensazioni. L'opera d'arte viene sganciata dall'accademismo, dalle regole, dalla committenza, da tutto quello che ne determina la propria nascita, perché l'opera d'arte nasce dal sentire di un uomo, e dal sentire di un uomo geniale che la rende arte, appunto, e ce ne fa fruire in maniera quasi inconscia, semplicemente raccontandocela attraverso i suoi occhi e affabulandoci con le parole grafiche da lui espresse. Con questo non voglio dire che neoclassicismo e romanticismo sono in antitesi, diciamo proprio che sono complementari, sono l'uno la giusta conseguenza dell'altra, dove il filo di unione è l'eroe, quest'uomo che da una parte è eroe per il riscatto personale, dall'altra è il genio che ci riesce a fare vedere le cose, vengono mossi attraverso un principio di nostalgia perduta. Vuoi la nostalgia per un passato perduto, vuoi la nostalgia per una visione perduta delle cose, ma entrambi corrono attraverso la libertà del riscatto personale per quanto riguarda i neoclassici, la libertà dal mondo contingente per quanto riguarda invece i romantici. Si va verso qualcosa che ci faccia andare oltre, ci faccia progredire e ci butti finalmente in quello che è il periodo più celebrato dell'Ottocento, che è appunto l'impressionismo. Ed ecco perché tanta eterogeneità nella produzione artistica di questo periodo, che va da Renoir a Degas, a Monet, a Manet. Se li andate a vedere, colori diversi, forme diverse, modi di comunicare la realtà attraverso occhi differenti fanno conoscere realtà differenti. Molto spesso gli artisti dipingono la stessa cosa, ma fanno apparire cose e sentimenti totalmente differenti. Non mi soffermo su nessun'opera, lo so, può sembrare superficiale, ma questa lezione vuole istigarvi a leggere le opere che andrete ad osservare subito dopo questo video in maniera consapevole. Guardate come l'impressionismo da questo momento in poi fa sì che ogni uomo prenda coscienza della propria realtà e la interpreti attraverso i propri occhi. Da Pierre Auguste Renoir, felice di vivere e di poter interpretare questa vita, felice di vivere fino all'ultimo giorno della sua vita, seppur si spegne quasi paralizzato, felice di riuscire quasi fino alla fine a dipingere e a guardare il mondo con gli occhi divertiti di chi lo pasticcia. A Degas, un pittore diverso da tutti in questo periodo, molto metropolitano, molto chiuso, molto all'interno della vita della città, molto riportato verso il segno e non verso il colore, verso la macchia, come abbiamo visto magari in Renoir, come vediamo in molti pittori, in Manet, in Monet addirittura. È una particolarità di questo secolo, che per esempio Degas, di questo periodo, che per esempio Degas non ha, è la pittura en plein air, la pittura all'aria aperta, un momento in cui i pittori possono riappropriarsi della natura e filtrarla attraverso il loro genio creativo, attraverso la loro sensibilità, attraverso l'impressione di uno scorcio di luce, di un raggio di sole, di una nuvola che adombra un orizzonte. In quel momento esatto loro possono sedersi all'aperto, prendere il loro cavalletto, prendere i loro colori e dipingerlo. Non dimentichiamo
dimentichiamo che anche precedentemente erano stati dipinti quadri all'aperto. L'unica differenza nella pittura in plein air che è la sessione di pittura qui si svolgeva tutta all'aperto. Il pittore arrivava molto spesso con un mezzo bellissimo che era la bicicletta da pittori. Se ne trovo un qualche esempio ve lo metto proprio qui per farvelo vedere. Non so se lo riesco a trovare autentico dell'epoca o posteriore, ma comunque avrete qui la foto. E attraverso gli strumenti nuovi immessi dalla tecnologia, dall'industria, riusciva finalmente a dipingere e a svolgere una sessione completamente all'aperto. Perché se precedentemente non era stato possibile è perché prima i tubetti non esistevano, esistevano delle vesciche animali all'interno della quale venivano conservati i colori e questo sarebbe stato scomodissimo da trasportare. Solamente nel 1841, se non mi sbaglio, viene inventata questa cosa, il tubetto in metallo morbido che potesse essere spremuto e potesse contenere finalmente i colori ad olio, ad opera di un americano che si chiamava John Rand. I primi a commercializzare il tubetto furono proprio le industrie Winsor & Newton. Pensate un po', ancora oggi noi usiamo i loro tubetti. E un'altra invenzione fantastica che oggi ho portato qui con me, grazie caro, è questo. Spero che tutti voi possiate averne uno per provare l'ebbrezza di dipingere en plein air, un cavalletto da campagna, uno strumento di semplice trasporto, piccolino, che poteva essere caricato in bicicletta, poteva essere caricato con le nuove tele fatte con telai industriali che venivano fatte anche in forma e in tagli più piccoli e anche in metraggi più definiti in modo da essere trasportati senza troppe sfrangiature. Insieme alla valigetta dei tubetti veniva tutto posto su questa bicicletta e i pittori potevano finalmente sbizzarrirsi e cercare il momento più suggestivo, l'attimo, il luogo più suggestivo, la loro sensibilità per poter creare e regalarci quello scorcio di realtà filtrata attraverso gli occhi della loro sensibilità e delle proprie impressioni che ci ha dato l'impressionismo. Subito dopo questo arriva il periodo forse che io più amo e che chiude questa corrente di crescita e di consapevolezza dell'individuo alla scoperta del mondo attraverso gli occhi filtrati dalla pittura, che è il post-impressionismo, all'interno del quale si vuole dare vigore alla fugacità dell'impressione, in modo che variano da artista a artista, e qui siamo intorno alla fine dell'Ottocento, 1880 circa. E allora, tutto un Ottocento carico di grandi novità, ma la novità principale è la riscoperta della persona come essere fondamentale della storia dell'arte, autore dei propri lavori, interprete della propria realtà, conoscitore del mondo, più di coloro che non riescono ad andare al di là delle forme conosciute. Il pittore si riappropria del mondo attraverso gli strumenti della tecnica, tubetti, cavalletto, biciclette da pittore, insomma, l'uomo finalmente può sbizzarrirsi in questo angolo di vita, l'aperto, nella felicità di contenerla all'interno di una tela e nell'angoscia molto spesso derivante da non riuscire a filtrare attraverso gli occhi, di non riuscire a filtrare attraverso i propri pennelli tutto quello che si vorrebbe dire. Andate a scoprire i mille toni, le mille luci, i mille discorsi che vengono fatti all'interno dei quadri dell'Ottocento. Sarà un cammino pieno di storia, pieno di memoria in cui molto spesso vi riconoscerete attraverso le corde del vostro animo. Bene, basta, spero di esserci stata in 10 minuti, guardo il regista ma non lo so, sono sfiduciata. Non vi ho fatto vedere niente perché se avessi dovuto farvi vedere qualche opera sarei dovuta stare lì ore e ore, altro che minuti. Questi video non sono dei video didattici in pieno, voglio che voi usciate da queste lezioni incuriositi e che vi andiate a sfogliare qualche libro all'interno dei quali riconoscere i miei racconti e le mie parole. Spero di non avervi annoiato, spero di avervi regalato uno scorcio di Sicilia bellissimo che tra l'altro voi conoscete perché l'abbiamo dipinto insieme, sì, è il lago che abbiamo dipinto nel corso delle lezioni di pittura, vi lascio qui il link dove facevamo uno scorcio di questo lago che è il lago di Pozzillo e noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta e d'arte per te è tutto, arrivederci e vivete una vita in plein air. Ma ci puoi credere che sta passando un trattore nella campagna?